ragazzi, stiamo imbarcando. Scusate la mia condizione della faccia, ma è notte, non mi andava di truccarmi per poi struccarmi. Allora, siamo già Siamo dentro la cabina, dove dentro e adesso vi mostreremo come siamo sistemati, insomma. alloggeremo questa notte. Vi facciamo vedere. Allora, qua Questo è è l'ingresso. l'ingresso, ok? Qua ci sono i due lettini. Abbiamo preso la cabina con quattro posti letto proprio perché vogliamo stare belle spaziosi. Là ci sono i nostri bagagli. Esclusiva EconoBlo. Quattro Aspetta che posti. ci arriviamo. E qua c'è lo specchio, c'è Delle questa, membrane. questa tipo, non lo so, specchiera che ti ci può appoggiare per truccare. Solo a quello pensi tu a No, truccarsi. tra l'altro, strano ma vero, non ho, cioè, ho tutti i trucchi in valigia, quindi non ho niente, forse una cosa solo, il rossetto, Male, ma male. non ho portato niente. Il bagno vogliamo vederlo? Aspetta, poi qua c'è. Vabbè, un armadio, c'è un gestino e Un c'è un armadio. armadio Una con scala per salire su e i giubbottini salvataggio. che Speriamo di non utilizzare mai. esatto. E qui c'è il bagno, vediamo com'è, che è Lussognoso. la prima volta che lo guardiamo pure con voi. Voilà! Ah, Bello un bel specchio. Ah, specchio, sì. sì, un bello specchio. Sono stanca, ragazzi, scusate se. E poi c'è la Doccia. doccia e il water e le tovaglie. Devo dire che tutto sommato ci piace, Carina, carina. carina. Adesso vi faccio vedere la vista mare. Ci sono le tende e poi c'è. Ci siamo noi riflessi. Comunque c'è la vista mare. E niente, adesso ci sistemiamo un po' e ci andiamo a fare un giro. Esatto. Ragazzi, siamo partiti. Che ore sono? Le 2:06. Ok, quindi tra un po' ci sistemiamo e andiamo a nonna. Quindi buon viaggio a noi. Buon viaggio. Buongiorno ragazzi, si fa per dire buongiorno perché abbiamo passato una nottataccia e continuiamo comunque a Nottata essere. infernale. Cioè, abbiamo beccato maltempo, quindi vi lascio immaginare il mare super agitato e quindi cioè, non ci possiamo neanche alzare dal letto perché ci gira la testa. Sono le 10 di mattina e arriveremo alle 16 di pomeriggio, quindi ancora ne abbiamo. Non si può uscire completamente, né, cioè, stiamo rinunciando pure a fare colazione, pranzo, disavventure. Oh mio Dio, non scivolare. C'è Daniele che non vuole essere inquadrato, ma sembra ubriaco. Ci siamo ubriacati, di la verità. Sì, ci siamo ubriacati. Adesso vi faccio vedere fuori. Cioè, non sembra drammatico se vista da fuori, però la nave veramente si muove tantissimo, quindi siamo stati sfortunati in questo, pazienza. Cioè, visto da così non sembra che ci siano tante onde, però ragazzi, vi assicuro che si muove tutto. Ragazzi, facce devastate, distrutte, eccetera, eccetera. Abbiamo incontrato veramente la tromba d'aria. Non vi dico, aspettate un attimo che siamo nel bivio. Roma. Di qua, ok.
Abbiamo preso un B&B qua a Civitavecchia perché non ce la sentiamo di andare a Pisa direttamente oggi perché ci siamo sentiti male. Lui si è sentito molto più male di me. Vomitato 3 volte. Io perché ho masticato la travel gum e quindi un po' Esci dalla attenuato. porta e prendi Ma 840, poi insomma, siamo prosegui arrivati, intanto nonostante il i comando. disagi, è stato veramente tragico. Dovevamo arrivare alle 3:30 di pomeriggio, invece siamo sbarcate alle 7 di sera, 7:15, quindi adesso proprio. E non abbiamo né pranzato né fatto colazione né niente Né bevuto, né da ieri sera che bevuto non da beviamo. ieri sera perché talmente c'era il mare mosso. Cioè, 3600 metri di forza pendolo 4 dicevano, incredibile, che senza secondo me era uscite, pure di più. no, di Di più, più perché diciamo era. che questa nave che abbiamo preso noi Non è adatta non è adatta per. per il Tirreno, quindi si è sentito molto di più, perché forza Esatto. 4 assolutamente non si è mai andato nessuno. Allora ragazzi, non vi ho fatto vedere ieri dove abbiamo dormito perché eravamo veramente stanchi e devastati di tutto il giorno. Ora, vabbè, non è più sistemato come prima, però ci siamo trovati bene, abbiamo dormito bene. Puoi uscire? Puoi Eccolo. uscire, mi cambierò nascosto. Era per farvi vedere la stanza. È piccolina, però tutto sommato è bello qui perché tipo è con il giardino fuori. Ci sono cavalli. Cioè, non si vede perché c'è la rete tipo per le zanzare. Però qua è dove abbiamo dormito, abbastanza comodo, ci sono tutte le nostre cose, ce ne stiamo andando. Qui c'è lo specchio e qui c'è il bagno con la doccia e già siamo pronti per fare viaggio, Per vero? andare via. Andremo. Tra un po' lo vedrete. Comunque già lo sapete, già oggi, ragazzi, un po' di colore in più nel mio viso, legna, cioè mi sono truccato poco poco, però già un progresso. Adesso andiamo a posare tutto quanto e si parte. Siamo in trattoria. Allora, la fetta di carne di Daniele che l'ha voluta ben cotta e si sono lamentati. Ovviamente. Poi c'è della polenta. Sì. Di pane? Esatto. Esatto. No, a lei No, no, va rosa. bene così. Un po' d'olio e se c'è anche il limone. Olio, limone. Limone. E poi io ho preso spaghetti al pesto, eccolo qui, quindi ora facciamo l'assaggio. Ragazzi, ci siamo dimenticati perché siamo super famati, com'è? Buonissimo. Anche la mia è buonissima pure. Dai, dai, dai un morso. Piano piano. Un assaggio pure io insieme a voi. Buonissimo.